Eder. Mech. Pallister. Siamo più brizzoli e parliamo di panini. Manuele il 4 chiede a Luis prima dell'interrogatorio se devono temere qualcosa, anzi esattamente dice non dobbiamo temere nulla? A parte che questa domanda a me mi sembra già un panino, perché dobbiamo? Non c'è, per me non ha senso tutta quella frase, per me è un panino anche quello, è un panino perché oltretutto non puoi non sapere che nei corridoi della squadra mobile sei intercettato sia audio che video. Lei poi parla di vanno dritto per arrestarci, ma arrestarci a chi? Perché arrestarci? Io sempre non ho mai avuto il problema di pensare che potessero arrestarmi. Perché non ho fatto niente? Perché dovrebbero arrestarmi? Insomma, nell'elenco dei pregi di Manuela possiamo aggiungere anche la coda di paglia. Ecco, che è secondo me la caratteristica descrittiva della signora Bianchi, la coda di paglia. Io penso che la Manuela sia una delle persone più abbiette che io abbia mai conosciuto. Ma abbiette, nel senso letterale del termine. Proprio una persona che non ha un principio morale, una dignità. Cioè te usi e sfrutti tutti a tuo uso e consumo. Ziotto ha detto a lui, te che scarpe indossavi la mattina quando sono sceso di sotto che hanno trovato la Pierina. E lui ha detto le Reebok bianche che aveva nei piedi, gli ha fatto così, e lui gli ha detto le possiamo avere il poliziotto, lui se le ha levate dai piedi e gliela ha date. Torniamo a spiegare meglio il discorso del biglietto per fuggire in Senegal. Quel biglietto lì esiste, è in essere da agosto 2023. Quando le cose si sono messe male ad ottobre, nel senso è successo il fatto, se lui se avesse avuto intenzione di fuggire, poteva fuggire anche la settimana dopo la prima sit, tra l'altro il biglietto era per tutte e due. Noi siamo andati all'agenzia e l'abbiamo bloccato. Il ritorno invece faceva i rimborsi, allora noi abbiamo detto, di, se va bene e abbiamo l'andata. Se va, non va male che non possiamo fare il viaggio, perderemo solo i soldi dell'andata, perché il rimborso se lo bloccavamo a gennaio, entro gennaio ce lo ritornavano, insomma ce lo rimborsavano e ce l'hanno rimborsato. Ecco perché adesso figura un biglietto aperto. Che non sarà una cosa certa al 100%, io continuerò a sostenere quello che ho sempre detto. Vabbè, a te conviene dire che è innocente perché hai paura che ti tiri dentro, ma adesso che l'abbiamo visto passare sotto la farmacia, cosa faceva lì? Ma io cosa so? No, io ero chiusa in casa con mio fratello. Io non ero con lui. Io non so cosa ha fatto. Se il PM ha deciso una misura così, avrà sicuramente avuto le sue motivazioni, però non è detto che siano motivazioni che dicano che lui è quello che ha fatto questa cosa tremenda a mia suocera. Tu naturalmente ti senti tranquillissima. Sì, so di essere innocente. Sono convinta che anche se fosse successo qualcosa per cui si fosse fatta una misura cautelare per i motivi che poteva avere il PM e via dicendo, sarei stata scagionata completamente. Sono convinta che succederà anche per Luis. L'uccisione di Pierina potrebbe essere stata per Luis un regalo per te? No. Sei ottimista riguardo le elezioni come complice di Luis? Luis è colpevole o no? Allora, finché non sarà una cosa certa al 100%, io continuerò a sostenere quello che ho sempre detto. La sera del 3 avete cambiato mille versioni, avete parlato dal terrazzo, poi avete parlato di presenza, poi avete parlato un po' dal terrazzo e un po' di presenza. Ma insomma, lui si è andato via da casa vostra alle 19:10? Abbiamo detto e ridetto da 9 mesi. Io dovrei cercare di capire tutto il contesto insieme, cioè mi arrivano dei pezzi da voi, dei pezzi da qualcun altro, dei pezzi. Io non ero con lui. Io non so cosa ha fatto. A oggi dico per me non ha mentito, poi se voi avete delle prove concrete non posso dare contro voi, tantomeno darò contro al PM. Non voglio dire altro, cioè io non ho contezza di queste cose, non le so e al momento non le voglio neanche sapere. Se il PM ha deciso una misura così, avrà sicuramente avuto le sue motivazioni.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.